Tutto a un tratto, al capitolo 34, inizia dicendo: tu non hai ragione, lontano da Dio ogni iniquità, lontano dall'Onnipotente ogni ingiustizia. In verità Dio non è ingiusto e non sovverte il diritto. Dunque, ragioniamo pure, però sappi che Dio ha sempre ragione, dunque tu hai torto. Adesso ragioniamo. Beh, capite che in questo modo l'argomento è chiuso prima ancora di cominciare. Eliu apparentemente introduce una novità nel suo ragionare. C'è un'altra possibilità, dice Eliu al capitolo 36, la possibilità che la sofferenza Dio te la mandi per renderti migliore. Dice Eliu, se tu ascolti e accetti la sofferenza, beh, allora apre i loro orecchi alla correzione, li esorta ad allontanarsi dal male, se si ascoltano e si sottomettono, termineranno i loro giorni nel benessere. Tradotto in italiano, Dio ti manda un tumore per vedere se diventi più bravo. Magari ti converti, perché la malattia ti aiuta. Sì, è vero. I cappuccini fanno spesso servizio di cappellano negli ospedali, ma voglio vedere con quale coraggio andate da un poveretto che ha appena scoperto di avere un tumore grave e digli: ma ringrazia Dio che te l'ha mandato, perché così ti santifichi. Se quello ti tira dietro la flebo con le ultime forze che gli rimangono, non fa altro che bene, perché non puoi dirgli così. Tant'è vero che Giobbe si ribella a questa prospettiva. Ed è interessante vedere con quali argomenti Giobbe si ribella, non con argomenti teologici. Questo colpisce nel libro di Giobbe. Ciò che Giobbe contrappone agli amici non è una prospettiva teologica diversa, è, come dice il capitolo 21 nel titolo che gli dà la Bibbia di Gerusalemme, la smentita dei fatti. Giobbe è un realista. E dice: la vita dell'uomo insegna che questo sistema della retribuzione non può esistere. Leggete tutto il capitolo 21, che inizia con una domanda. Statemi attenti e resterete stupiti, resterete a bocca aperta. Mettetevi la mano sulla bocca, dice il testo, ma significa resterete a bocca aperta. Se io ci penso rimango turbato e la mia carne è presa da un brivido. Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi? La loro prole prospera insieme con loro, i loro rampolli crescono sotto i loro occhi, le loro case sono tranquille e senza timore, il bastone di Dio non pesa su di loro. E poi una bella immagine contadina. Il loro toro monta sempre la mucca e non sbaglia un colpo. Dunque, hai un toro che produce sempre il toro dei malvagi, la mucca partorisce senza abortire. Eppure dicevano: addio, allontanati da noi. Dunque, la domanda è semplice: perché i malvagi stanno bene? Non è vero che i malvagi vengono puniti. Questa è la realtà. In Italia governa Salvini, c'è poco da discutere, quindi che vi piaccia o no, i malvagi prosperano, quindi c'è poco da discutere. Tu puoi dire che i migranti si buttano in mare e la gente dice: bravo, bene, tutto bene, anzi, la prosperità aumenta. E Giobbe direbbe: e dov'è la giustizia di Dio? Non c'è la giustizia di Dio, perché se ci fosse annegherebbe loro. Questo vuol dire che su questa terra le cose non funzionano come dicono i tre amici teologi, non funzionano così. Non c'è una giustizia di Dio visibile, dice il versetto 15.